Se potessero parlare avremmo il polso della situazione e sulle loro condizioni, ma dobbiamo affidarci ai pareri degli umani e alle carte, e polemica sul circo con gli animali sull'asfalto e la querela sui permessi. Il circo è stato allestito sul parcheggio del Porto Allegro a Montesilvano e la vicenda è stata raccontata sul centro da Antonella Luccitti. PD e Movimento 5 Stelle chiamano Carabinieri e ASL e definiscono la situazione imbarazzante da parte del centro di divertimento, aspetti amministrativi e sanitari gestiti con puntualità e rigore, e il comandante della Polizia Municipale Nicolino Casale precisa che tutte le autorizzazioni sono state accolte. Ora manca il parere della ASL che si esprimerà entro oggi o domani. A battersi in prima linea Romina Di Costanzo del PD e il collega del Movimento 5 Stelle Gabriele Straccini. Cos'è che non vi convince? Beh, intanto diciamo che è ora di dire basta ai circhi con gli animali e che quindi anche a livello nazionale l'Italia si adegui, così come la maggior parte dei paesi europei, a vietare i circhi che adottano gli animali. In questo caso, trattandosi di un'area commerciale, indipendentemente dalla regolarità dell'iter autorizzativo, ci lascia fortemente perplessi il fatto che il sindaco, in qualità di massima istituzione a garanzia della sicurezza, tutela, salute urbana, possa rimanere impassibile di fronte a una situazione di questo tipo. Si tratta di un'area fortemente antropizzata e quindi su un cemento, quindi gli animali non hanno neppure un substrato naturale di terriccio idoneo per loro. Si tratta di piena estate, quindi possiamo immaginare gli olezzi delle urine e degli altri bisogni degli animali. Di contro, il comandante della Polizia Municipale di Montesilvano, Nicolino Casale, tiene a precisare: c'è un'autorizzazione che è perfettamente regolare, inoltre il circo insiste su una proprietà privata, quindi il SUAP, che è l'ufficio preposto, ha dato l'autorizzazione, ma di contro, siccome sul posto c'erano anche gli animali, ha scritto alla ASE per una verifica igienico-sanitaria per poter collocare in loco gli animali. Altre autorizzazioni le avete vagliate? Le autorizzazioni sono tutte regolari, adesso chiaramente manca l'autorizzazione della ASL per chiudere il cerchio, per vedere se questo circo può stare o meno su quella proprietà. Comandante, ma la risposta da parte della ASL quando ci sarà? Allora, la ASL dovrebbe fare il sopralluogo o oggi nel pomeriggio o domani mattina. Dunque venghino, signori, venghino, o vadano, animali, vadano in un altro contesto. L'ardua risposta aspetta la ASL.